Buongiorno, il mio nome è Giovanni Ferrara e sono un professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Sono docente dei corsi di motori a combustione interna e di sviluppo e innovazione nei motori a combustione interna, oltre a tenere due laboratori, uno di motori e uno di macchine volumetriche. Però vi dirò qualcosa più avanti a proposito di questo. Il tema di cui vorrei parlarvi è sostanzialmente la sovralimentazione. Però intesa un po' come il doping, che possiamo fornire a un motore. Perché doparsi? Beh, sostanzialmente in genere il motivo per cui uno sportivo, utilizza questa pratica è quella di potenziare le proprie capacità e poter passare dall'essere un topolino all'essere un leone infuriato. Beh, in effetti anche la sovralimentazione è una forma di potenziamento del motore. Però per prima cosa dobbiamo chiederci se abbiamo chiaro come funziona un motore. Questa animazione ha riportato il funzionamento tipico di un motore a quattro tempi, in cui attraverso un condotto di aspirazione aspiriamo l'aria e il combustibile, lo comprimiamo, al termine della compressione, attraverso l'accensione della scintilla, avviamo la combustione, la pressione sale, moltissimo. Questa pressione spinge quindi verso il basso il pistone, facendo la fase di espansione, dopodiché si apre la valvola di scarico, quindi il condotto di scarico entra in comunicazione con la camera di combustione e il pistone spinge via i gas combusti per poi ricominciare il ciclo riaspirando nuova aria. Beh, forse potete capirlo meglio da un'animazione, questa è un'animazione tratta da un programma di Mediaset di qualche anno fa, in cui di nuovo vediamo le fasi di aspirazione, compressione, combustione, espansione e scarico. Questo di qua è il condotto di aspirazione, le valvole di aspirazione, queste qui invece sono le valvole di scarico. In questo caso qui c'è un iniettore e il combustibile viene immesso direttamente nella camera di combustione. Quindi, diciamo, ogni due giri dell'albero motore compiamo un ciclo termodinamico. Differentemente dal motore due tempi, dove invece in parallelo, mentre nella parte superiore avviene la compressione, la combustione e l'espansione e lo scarico avviene attraverso una luce di scarico, nella parte inferiore il pistone fa da compressore, cioè aspira aria che viene immessa attraverso una luce di aspirazione, va nel carter, viene compressa e attraverso questo condotto di travaso viene spinta, quando il pistone è in prossimità del punto morto inferiore, nella camera di combustione. Il bello e vantaggio del motore a due tempi è che invece il ciclo termodinamico, invece che farlo in due giri dell'albero motore, lo fa in un giro solo. Quindi parallelizza le fasi di compressione, combustione e espansione con quelle di aspirazione. E quindi praticamente riesce a fare l'intero ciclo termodinamico in un giro invece che in due giri. E questo gli permette di avere una potenza maggiore e quindi già potremmo considerare il motore a due tempi una forma di doping del motore a quattro tempi. Però quello di cui vi voglio parlare è invece la sovralimentazione. Prima di passare a questo vi faccio anche vedere un'animazione dove si vede proprio la fase di combustione di un motore con accesso ottico. Questo che vedete è il pistone, questa qui è la valvola di aspirazione, qui sono laterali e questa è la valvola di scarico. Quello che mi piacerebbe che apprezzaste è il fatto che sostanzialmente la combustione, che probabilmente anche alla scuola avete studiato essere un processo che dovrebbe essere istantaneo, come vedete non è istantaneo. Ora ovviamente la velocità è molto rallentata, la velocità di rotazione del motore, però vedete che l'avanzamento del fronte di fiamma avviene mentre il pistone già comincia la sua fase di espansione. Questo è un aspetto molto importante perché purtroppo limita un po' l'efficienza e le prestazioni del motore. Comunque, torniamo al nostro input, cioè perché dopare un motore, ovvero cosa vuol dire fare. Beh, come in un motore sostanzialmente ogni due giri facciamo una forma di aspirazione, quindi aumentiamo il volume e immettiamo il comburente, che poi insieme al combustibile permetterà di liberare energia. Esattamente nel corpo umano, noi quello che facciamo è, attraverso l'utilizzo del diaframma e della cassa toracica, di incrementare il volume e aspirare il comburente, cioè l'aria, perché dentro l'aria c'è l'ossigeno, esattamente come per un motore a combustione interna, che è l'elemento, è il comburente che occorre per poter poi combustibilizzare
convertire l'energia. Noi poi questo lo facciamo a livello cellulare, però la fase di aspirazione e per la verità anche di espirazione, quindi di scarico dell'ossigeno ormai utilizzato e che è trasformato in CO2, è esattamente analoga a quella che avviene in un motore a quattro tempi, cioè noi sostanzialmente siamo un motore alternativo. Cosa possiamo fare? Allora, la forma di doping dell'uomo ce ne sono delle più svariate. Il modo in cui noi cerchiamo di dopare il motore è quello ad ogni ciclo, ad ogni fase di aspirazione, invece che fargli aspirare una massa d'aria che è relativa a quella che in questo volume entra alla pressione e alla densità ambiente, tarocchiamo la cosa e cerchiamo di lo stesso volume farlo riempire da una massa a densità maggiore e quindi più massa. Come facciamo a farlo? Beh, sostanzialmente lo sovralimentiamo, cioè usiamo, questo è il motore, questo è il suo condotto di aspirazione, però invece che farlo aspirare dalle condizioni ambiente, utilizziamo un compressore d'aria che aumenta la pressione e quindi purtroppo anche la temperatura, ma la temperatura poi la riabbassiamo in un intercooler in modo tale da rincrementare ulteriormente la densità e quindi ad ogni aspirazione del motore quello che entra non è più alla densità atmosferica, ma ad una densità accresciuta. Mettere più comburente permette di mettere più combustibile e quindi di fornire più energia ad ogni ciclo. Nell'uso del turbocompressore, tra l'altro, i gas di scarico vanno a muovere la turbina, che a sua volta è lei che mette in rotazione il compressore. In questa maniera facciamo anche un certo recupero di energia dai gas di scarico. Questa è la spiegazione sullo schema. Penso possa essere molto utile vederla in questa animazione. Starò zitto perché l'animazione è della Honeywell ed è in inglese, che voi capirete sicuramente perfettamente, ma penso sarà più facile capire proprio il funzionamento del turbocompressore. A turbocharger provides an effective solution to one of the challenges facing many engine makers: how to breathe more air into the combustion chamber and do it efficiently. Here's how a turbocharger works. To get more air into the engine, a turbocharging system starts with an engine's exhaust gas, power that is essentially wasted in non-turbo engines. This exhaust gas is channeled to the turbo, where it spins a turbine wheel. This highly engineered wheel spins quite fast, reaching speeds of up to 280,000 RPM. On the other side of the turbine wheel, connected by a shaft, is a compressor wheel. These two wheels turn together, and the rapid spinning allows the compressor to suck in large amounts of ambient air and compress it. As a result, the air is very dense and has a higher temperature. This air then passes through a charge air cooler, where it is cooled and gains an even higher density prior to entering the engine. Once in the engine, the compressed air allows the engine to efficiently burn more fuel, making for extremely efficient engine operation. With better combustion, engine makers no longer have to resort to building bigger engines to get more power. Instead, they can use smaller, more fuel-efficient boosted engines that match the power of the larger engine, while consuming up to 40% less fuel and emitting significantly less CO2, making turbocharging a technology that's perfectly in tune with the needs of the 21st century. Come capite, la sovralimentazione è un buon modo per incrementare in maniera significativa le prestazioni di un motore. Beh, un esempio di sovralimentazione è quella che abbiamo introdotto nel motore della nostra Formula Student. Formula Student probabilmente vi sarà stato anche già raccontato, è un'attività che i nostri studenti fanno in competizione con altre università a giro per il mondo, che consiste comunque nel costruire una macchina alimentata con un motore a combustione interna che deve ovviamente rispettare certi vincoli di cilindrata e soprattutto ha un restrittore d'aria. Restrittore d'aria, per tornare al parallelismo con il corpo umano, è un po' come se ci obbligassero a respirare, a fare una corsa con il naso mezzo tappato, va bene? Quindi con una grossa perdita di carico in aspirazione. Allora però ecco che subentra la nostra forma di doping, quindi se è vero che abbiamo il naso tappato, però noi introduciamo un turbocompressore per aumentare di nuovo
la densità dell'aria in aspirazione, quindi facilitare l'aspirazione del motore. Beh, queste sono le caratteristiche tecniche del motore, che di fatto è un monocilindrico della Beta Motor, quindi abbiamo una macchina che è veramente made in Tuscany, perché la Beta Motor è un'azienda di Lignano sull'Arno, con cui tra l'altro collaboriamo moltissimo, e quindi il motore stock era un 498, è stato portato a 518 e soprattutto è stato sovralimentato con un turbocompressore della Garrett. Beh, devo dire i risultati, pensate che il motore di serie fa circa 50 cavalli, ma se gli montiamo il restrittore d'aria scende a circa 30. Ecco, il primo anno che abbiamo utilizzato il turbosovralimentatore da 30 lo abbiamo portato a 60 cavalli. Poi, non contenti, abbiamo alimentato il turbocompressore invece che con una pressione più o meno costante, che è questa nera dei primi anni in cui si è usata un apparato che è la wastegate a controllo elettronico, che ci ha permesso di portare la sovralimentazione ai numeri più elevati del motore a circa 2 bar e 1, cioè vuol dire una pressione che è un po' più del doppio della pressione atmosferica. Quindi questo ovviamente permette di incrementare moltissimo la massa di aria aspirata e quindi anche di combustibile che possiamo iniettare, e questo ci ha permesso di raggiungere inizialmente 77 cavalli, oggi siamo a oltre 80 cavalli, quindi l'incremento di prestazioni davvero molto molto rilevante. Beh, il motore ovviamente viene sviluppato al banco prova e penso, ops, scusate, e penso che sia molto interessante vedere, eccolo qui, il motore al banco prova ancora noi. Dal banco ovviamente finiamo in fuga, e questo è un filmato che sono stati per farvi vedere un po' di gare e poi ad affrontare. Devo dire, una competizione davvero molto interessante, che non è solo legata a quanto è veloce la macchina, ma anche a tutto il lavoro che viene fatto per sviluppare. Quindi c'è veramente un lavoro molto multidisciplinare, che impegna un bel gruppo di studenti con un'esperienza davvero avanti. Qualche esempio sul mercato di sovralimentazione. Beh, se la 500 col motore 1.4 ha 95 cavalli, la Abarth sempre con un 1.4 raggiunge 180 cavalli, così come la Mito da 78 può passare a 170 cavalli. E devo dire, immagino che il vostro sogno sarebbe, beh, una Duke 125. Cosa succederebbe se la sovralimentassi? Beh, da quei circa 15 cavalli potrebbe passare ad averne 30. Non la andate a cercare dal concessionario perché non c'è, così come non c'è nemmeno la Beta RR 125, che teoricamente con un motore due tempi 125 ma sovralimentato potrebbe raggiungere 50 cavalli. Sono esperienze, ora ovviamente mi diverto a scherzarci sopra perché non sono state mai realizzate, però è per darvi un'idea di cosa potrei ottenere se andassi a dopare anche questo tipo di veicolo. Beh, devo dire, al Dipartimento ne facciamo molto di sviluppo motore, per cui mi fa piacere farvi presente che qualora voleste venire a seguire i corsi di laurea di ingegneria meccanica in energetica, poi ci sarebbe modo di lavorare su casi veri, casi reali, sia nel campo dello sviluppo motore, sia nel campo della turbosovralimentazione. Devo dire, lo facciamo in collaborazione con molte aziende del settore, non solo toscane, non solo italiane, e certamente anche della famosa Motor Valley, dove ci sono quelle case che tipicamente fanno i mezzi rossi, con cui infatti abbiamo anche ampie collaborazioni. Beh, devo dire anche, e mi fa piacere far presente, che nel corso di laurea facciamo anche proprio qualcosa di concreto, nel senso il laboratorio di motori a combustione interna prevede proprio che a gruppi si smonti e si rimonti un motore, ma non tanto per fare, anche per quello, però non solo per fare esperienza da meccanici, ma proprio perché nel motore c'è davvero tutto, tutta la meccanica, cioè
tutto va, che va dalla tecnologia meccanica, i trattamenti superficiali, la costruzione e il progetto delle macchine, quindi tutta la parte di ingranaggi, vari componenti, le pompe dell'acqua, la pompa dell'olio. E quindi è una bellissima esperienza perché tutto quello che uno studia lungo il corso di laurea poi lo può rivedere andando a smontare assistiti. E con la possibilità di essere, di fare, diciamo, delle osservazioni critiche di quello su cui si sta mettendo le mani. Diciamo che per me la massima soddisfazione, sinceramente, poi alla fine potermi fare il selfie con gli studenti, con cui mi diverto moltissimo a fare questo tipo di laboratorio. Beh, con questo ho concluso e sinceramente spero proprio che vi possiate orientare verso i nostri corsi di laurea perché personalmente li ritengo molto stimolanti, molto divertenti e sinceramente a me stimola molto poter avere a che fare con voi. Grazie dell'attenzione.